la si capisce meglio dal cielo, la pedemontana vicentina, e sarà per questo che è così amata da chi pratica il volo libero. Queste colline tra l'Astico e il Brenta salgono ai monti e dominano l'intera pianura con una vista spettacolare anche sui colli euganei e berici. Da qui sembra di toccare con una mano le montagne e con l'altra la pianura. E nelle giornate fresche e limpide sembra vicinissimo anche il mare, Venezia, la laguna. Si può decidere di salire verso l'altopiano di Asiago, immergendosi nella ricchezza di un paesaggio naturale pieno di fascino e ancora in parte incontaminato, sulle tracce della storia con la S maiuscola che ha impresso per sempre le sue orme tra queste vallate dove si sono consumate pagine eroiche e drammatiche della Prima Guerra Mondiale. O discendere verso la pianura visitando le ville palladiane, le chiese e i santuari. Ci si può lasciare ispirare dalle pagine degli scrittori che ne sono rimasti affascinati: Fogazzaro, Hemingway, Comisso, Rigoni Stern e molti altri. O ci si può addentrare nei borghi storici delle sue città, a cominciare da Thiene o Breganze e gli altri 19 paesi, tutti da scoprire. Da queste parti lo spirito dell'accoglienza è diffuso e a misura di famiglia. Sia che si tratti di una maiga o di un ostello o di un resort, quel che conta è l'attenzione per gli ospiti, che possono così assaporare le emozioni di un turismo lento ma pieno di emozioni. Le strutture turistico-ricettive della zona offrono esperienze uniche nel loro genere al visitatore. Qui, ad esempio, siamo il monastero San Biagio di Colceresa e a fianco alla struttura medievale completamente restaurata ci sono anche tre bellissimi cottage immersi nella natura che offrono al turista un'esperienza unica nel loro genere e indimenticabile. Oppure si può scegliere un itinerario gourmet tra le moltissime cantine dove si producono vini prestigiosi come il Vespaiolo o il Torcolato e salire verso le Maighe dove nasce il famoso formaggio Asiago e dove pare sia stato inventato un salume che conquista ogni palato, la famosa soppressa. Ed anche parlando di enogastronomia, si sale e si scende, perché alla pianura pedemontana di Thiene pare sia da ascrivere la paternità di un'altra famosa ricetta, quella del bacalà alla vicentina, rigorosamente con una sola C, che da queste parti è quasi una religione, tanto è seria la competizione sulla migliore ricetta. Qui siamo nel cuore della pedemontana e qui potete trovare degli itinerari da fare sia a piedi sia in bicicletta, perché è facile raggiungere la zona collinare con la zona montana. Per esempio, un bel giro che vi consiglio di fare, molto panoramico e adatto alle famiglie, è il giro delle Maighe nel comune di Caltrano, dove potete entrare in queste Maighe, visitarle e capire come si produce il famoso formaggio DOP Asiago di Maiga. Il formaggio Asiago DOP si produce qui fin dall'anno 1000.
una storia millenaria che è un altro punto di contatto importante tra l'altopiano di Asiago e la pedemontana, perché intreccia il lavoro di Malghesi, Casari, un team di operatori che ha portato il formaggio di queste montagne in tutto il mondo. Nel fare il giro delle maglie di Caltrano, uno dei prodotti che dovete per forza assaggiare è l'Asiago DOP della montagna, che è un Asiago in cui sia la mungitura che la trasformazione che la stagionatura viene fatta ad un'altitudine superiore ai 600 metri. Noi per esempio mungiamo il latte di vacca rendena, che è una vacca che si adatta molto bene al pascolo, è una vacca rustica con una produzione non molto alta ma con un'alta qualità del latte. Ovviamente per assaporare l'Asiago DOP non è necessario arrivare in montagna, ma si può assaggiare tranquillamente in pianura, dove lo troviamo in diverse varietà. C'è quello fresco, l'Asiago pressato, fatto con latte intero e stagionato dai 20 ai 30 giorni, un formaggio dolce che si scioglie in bocca. Oppure il mezzano vecchio e stravecchio, il mezzano dai 4 ai 6 mesi, il vecchio dai 10 ai 15 mesi, lo stravecchio con una stagionatura superiore ai 15 mesi. Il formaggio d'allevo, cioè l'Asiago stagionato, ha un gusto molto più saporito rispetto al pressato e il gusto si fa più forte all'aumentare della stagionatura, con uno stravecchio che è addirittura piccante. Ed allora entriamo in Maiga a conoscere i segreti di tanta bontà. Questo è il formaggio che abbiamo prodotto stamattina. Ci troviamo in Maiga Serona e l'abbiamo prodotto con il latte delle nostre vacche. Sono vacche di razza rendena, una razza autoctona e adatta al pascolamento. Asiago DOP, che diventerà prodotto della montagna. E l'Asiago d'allevo, d'allevo perché deve essere allevato. Ce ne sono due tipi di stagionature, mezzano, mentre questo diventerà un Asiago vecchio, per cui lo terremo per più di 15 mesi. Il latte viene messo a riposare su questa vasca e affiorando la panda viene tolta in maniera tale da rendere un po' più magro il formaggio e adatto alla stagionatura. È un formaggio che diventerà giallo paglierino, intenso, con un profumo di fiori, ricco di essenze, corposo, saporito. Il formaggio Asiago DOP ha una carta d'identità che consiste nell'applicazione di un foglio di caseina con un numero identificativo in maniera tale da sapere sempre dove è stato prodotto e che tipo di formaggio è. E in più, nello scalzo, cioè la parte laterale della forma, viene impresso il marchio Asiago. E alla fine dei 90 giorni di stagionatura verrà impresso a fuoco il marchio prodotto della montagna. Dopo aver impresso il marchio Asiago, il formaggio viene lasciato a riposare due giorni per poi passare nelle saline, cioè in acqua e sale, che darà la sapidità al formaggio. Questa operazione durerà 4 giorni più o meno, poi si passa alla stagionatura. La stagionatura che durerà almeno 90 giorni. Nella vita ci vuole pazienza e ci vuole pazienza anche per assaggiare questo formaggio, per cui fra 90 giorni vi aspetto ad assaggiarlo. Questa zona è famosa per i vini bianchi, per i vini rossi e per il famosissimo Torcolato di Breganze. Diviso a metà tra la collina e la pianura, le valli dell'Astico e dell'Averda, Breganze è terra di elezione per la vitivinicoltura. Qui si coltiva la dolcissima uva Vespaiola, base per due vini di classe come il Torcolato, profumato passito dorato, e il Vespaiolo, che in bocca abbina freschezza ad acidità. E per produrre un buon Torcolato sono indispensabili tre aspetti: la passione, l'esperienza e la pazienza. Quella pazienza che serve per scegliere in vigna i migliori grappoli, quelli più esposti al sole e quelli più spargoli. Grappoli che vengono vendemmiati, adagiati in cassette e portati in fruttaio.
lì vengono fatti i cosiddetti rossoli. I grappoli vengono attorcigliati, intorcolati dei spaghi e si appendono al soffitto. Resteranno lì fino al mese di gennaio, quando verrà fatta la spremitura del torcolato. Il torcolato, dopo la fermentazione naturale, la trasformazione degli zuccheri in alcol, va un passaggio in legno, perché si deve affinare. E durante questa fase si deve seguire. Per seguirlo si inserisce questo tubo di vetro, che si chiama ladro in tutte le lingue, sia in francese che in inglese, l'ho scoperto addirittura anche in Ungheria, e poi si alza e si versa nel bicchiere. Una volta al mese circa facciamo questa operazione. Durante il rabocco, lo stesso giorno del rabocco, si fa questo assaggio di controllo. Che cosa serve? Serve per vedere se l'evoluzione, se la maturazione, se l'affinamento sta andando bene o sta andando male. Normalmente, se tutto è fatto bene, se la temperatura è costante, se tutto viene fatto e controllato bene, non succede niente. E allora si assaggia, si guarda, deve essere giallo oro, come è questo, deve essere limpido, perché se è limpido vuol dire che non ci sono dei movimenti in atto. Dopo averlo guardato, lo si annusa. Non è che si annusi il vino, si annusa l'aria sopra il vino, cioè perché il vino deve mandare fuori qualcosa nell'aria, si annusano delle sostanze volatili. E quali devono essere piacevoli, gradevoli, ricordare la frutta, ricordare l'uva passita da cui questo è venuto, ricordare l'uva vespaiola, ricordare un po' il miele, i fiori d'acacia, che sono i profumi tipici del vino passito. I vini di Breganze sono vini estremamente longevi e importanti. Dal 1700, con l'arrivo dei francesi, troviamo il Cabernet Merlot sia nella varietà Cabernet Franc che Cabernet Sauvignon. Entrambi spesso vengono affinati in botte di legno, come vediamo alle nostre spalle, o vengono tagliati assieme, creando il famoso taglio bordolese. Sono vini che vengono da un terreno vulcanico, quindi sono molto ricchi in struttura, in aromi e in corpo. Sono vini molto longevi. Non tutti sanno che a Breganze abbiamo un terreno vulcanico. Breganze è caratterizzata da tre colline, quella centrale, quella che vedete alle mie spalle, è il Colle di Santa Lucia, e le altre due laterali. Questo fa sì che, soprattutto nel 1200, quando c'era un editto di Romano di Zelino che imponeva la raccolta, anzi la messa a dimora delle barbatelle di uva rossa in collina e bianca in pianura, venisse a costituirsi poi un rosso veramente molto importante e caratteristico di questo territorio. Quindi non solo Cabernet Merlot, come abbiamo parlato prima, ma ci sono anche delle varietà autoctone che ormai sono state dimenticate da tutti, quali il Gruaio e il Groppello. Sempre vini molto strutturati, tannici, di gran corpo, che ben si accompagnano poi ai formaggi locali e alla famosa soppressa vicentina. Oltre al vino facciamo anche la soppressa, la tipica soppressa di casa. La nostra soppressa è fatta da ingredienti semplici, sale e pepe, ed è insaccata in un budello naturale, legata a mano, da sapienti mani che hanno esperienza, ed è un esempio della tipica soppressa di Breganze. Oltre al torcolato, qui in DOC Breganze si producono chiaramente anche altri vini bianchi. Il primo fra tutti, mi piace sempre nominare il Vespaiolo, perché comunque è fatto con questa varietà autoctona tipica della nostra zona, che è appunto la Vespaiola, che è la stessa che dà origine al torcolato. Vespaiolo è caratterizzato da dei profumi molto freschi, piacevoli, una bellissima acidità che gli dà questa freschezza e questa pulizia in bocca, e che è abbinato con molti tipi di pesce, anche un bel fritto misto per restare in terra veneta, ma in zona l'abbinamento classico locale è o con gli asparagi bianchi di Bassano o di OP, oppure con il baccalà alla vicentina.
Ecco qui il piatto tipico del nostro territorio, il baccalà alla vicentina servito con la polenta di mais marano. Naturalmente iniziamo dagli ingredienti, un ottimo stoccafisso che poi non è altro che un merluzzo pescato alle isole Lofoten e messo ad essiccare a questi venti e correnti norvegesi. Arriva in Italia, noi lo battiamo bene per sfibrarlo e poi lo mettiamo in acqua corrente per 2-3 giorni dove riacquista la sua acqua persa in Norvegia. Poi con della cipolla, dell'ottimo olio di oliva extravergine, del latte, una sarda, viene cotto a bassissima temperatura per circa 3-4 ore e questo è il risultato. E naturalmente vi aspetto a Sandrigo, un paese qui vicino a Breganze, a metà settembre, dove la Proloco con la confraternita del baccalà e il gruppo ristoratori organizza questo grande festival del baccalà alla vicentina. Tanti sono i vini che possono essere accompagnati al baccalà alla vicentina purché abbiano una grande acidità, e di grande acidità parliamo nel nostro territorio di un'uva che viene declinata in vari modi ed è la Vespaiola. In vari modi perché partiamo con uno spumante, metodo classico, che noi come cantina abbiamo declinato in 36 mesi, 70% di Vespaiola e un 30% di Pinot Nero. E con questo potete aprire per sgrassarvi un po' la bocca e poi anche chiudere per lo stesso motivo. Però poi passiamo ben seduti e comodi a degustare un piatto che è comunque storia e tradizione, e quindi storia e tradizione con la classica declinazione e vinificazione di un'uva Vespaiola, che si chiama così perché chicchi, gonfi, maturi, molto succosi e molto zuccherini sono veramente una delizia per le vespe. Lo vinifichiamo storicamente, quindi non più in bollicina ma fermo. Il colore, vedete, rispetto a un classico Vespaiolo è leggermente più intenso, una gradazione di circa 13 gradi, è bello ampio, lungo e persistente. Al naso dei frutti un po' più maturi, non soltanto fiori bianchi, e poi una persistenza e una piacevolezza in bocca che lascio giudicare a chi vorrà assaggiare il Vespaiolo con il baccalà alla vicentina. Importante cosa da segnalarvi per gli amanti del buon cibo e del buon vino è che è stato appena chiuso un accordo tra Pedemontana e il consorzio Vini DOC del Torcolato di Breganze. Nei prossimi mesi potrete trovare almeno 3 cantine aperte in cui sarà possibile degustare del buon vino abbinato al Asiago DOP di Malga e ai salumi del territorio. Si può dire di aver conosciuto Vicenza senza aver visitato almeno una delle numerosissime e straordinarie ville venete rinascimentali progettate da Andrea Palladio. In Pedemontana c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma alle pendici delle colline c'è un piccolo colle che vanta un primato davvero unico al mondo. Siamo a Lugo di Vicenza, sul colle di Nonedo. È un colle un po' particolare perché custodisce la prima opera di Andrea Palladio e forse l'ultima, quindi Villa Godi e Villa Piovene. In questo momento siamo nei giardini di Villa Godi Maninverni. 1542 Andrea Palladio costruisce e disegna la sua prima villa, la sua prima opera. Ricordiamoci che Andrea Palladio fosse il più grande architetto della storia dell'umanità. Tant'è vero che nel 1996 le ville sono entrate nel patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità. Quindi anche Villa Godi fa parte del patrimonio dell'umanità. La villa è molto grande, sono 8.000 metri quadrati di casa, 6 km di parco ed è ovviamente aperta al pubblico. Siamo nelle cantine della villa, quello che una volta erano il ribessaggio delle carrozze, dove oggi abbiamo i due musei più importanti, il Museo dei Fossili e da poco inaugurato il Museo del Principe, ovvero dedicato alla Grande Guerra del 14-18. Villa Godi era la sede del comando inglese e il principe di Galles, che era il comandante in capo delle forze armate, soggiornava e da qua dirigeva le operazioni militari.
ha soggiornato per circa un anno e mezzo, quindi Villa Godi per gli americani, per il popolo anglosassone, è ovviamente un punto di riferimento molto molto importante. Questo è il salone d'onore della villa, il cuore della villa, il perno della villa, dove la famiglia Godi ospitava i vari rappresentanti della Repubblica Serenissima. Siamo nel piano nobile di Villa Godi, 10 saloni magnificamente affrescati dai tre grandi autori del periodo, Battista del Moro, Zelotti e Padovano. Gli affreschi sono tutti originali del 1550-55. Una piccola chicca è l'affresco che è alle mie spalle, forse, perché ovviamente questa è una teoria, è l'unica vera fotografia di Andrea Palladio. Andrea Palladio costruiva le sue ville, i suoi monumenti in posti forse magici. E questo tutti i grandi artisti, autori, dal 1500 in poi, lo capivano, lo assimilavano, Goethe, Piovene, Fogazzaro, e passavano in queste ville, in queste dimore storiche molto importanti, per assorbire, assimilare questa magia. Molti si chiedono la frase «Et liberas nos a Malo» da dove arrivi. È diventata famosa ovviamente per Meneghello, per il comune di Malo, è famosa un po' in tutto il mondo. Bene, arriva proprio dal Salone d'Onore di Villa Godi. Palladio aveva inciso nella parte uscente della porta principale questa frase, collegata ovviamente all'ingresso «Proculeste profani», ovvero «State lontani o voi profani». Quindi per chi non credeva, non si sa se in senso religioso o in senso artistico, doveva rimanere fuori. E i diavoli che contornavano la loggia impedivano a queste persone non credenti di accedere nella maestosità della villa. Benvenuti in Pedemontana Veneta, un itinerario pieno di sorprese.